La missione della Commissione parlamentare antimafia e della sua presidente, l'onorevole Rosy Bindi, a Campobasso, è stata pervasa dalla necessità di fare il punto della situazione attuale di un territorio che si mostra ancora abbastanza felice dal punto di vista della sicurezza, ma che, soprattutto nei luoghi di confine con Puglia, Campania e Basso Lazio, è sempre più, nonostante l'ottimo lavoro delle forze dell'ordine, oggetto di azioni criminali che richiedono di non abbassare mai il livello di attenzione. È una terra che certamente rispetto ad altre realtà dell'Italia non soffre di una presenza autoctona di mafie e neanche di penetrazioni e insediamenti da parte di mafie originarie di altri territori, ma che tuttavia è oggetto di incursioni e di infiltrazioni sia da parte della camorra, per la parte, soprattutto per la provincia di Isernia, sia da parte delle mafie foggiane, soprattutto per il Basso Molise. E quindi come tale non va abbassato il livello di guardia, che del resto abbiamo registrato essere attento da parte di tutte le istituzioni, le prefetture, le forze di polizia e la magistratura. E soprattutto non deve essere abbassata la guardia da parte dei cittadini, da parte degli imprenditori, da parte dei professionisti, degli sportelli bancari, di chiunque cittadino noti qualcosa che non lo convince e che si può fidare a denunciare alle istituzioni di questa regione. Ci auguriamo che non si abbassi il livello di guardia e quindi non si abbassino neanche le presenze delle istituzioni. Durante le crisi economiche sappiamo bene che tutti gli operatori economici sono esposti anche a questo, come lo sono le famiglie che si trovano in difficoltà economiche. Sappiamo che anche questa terra ha sofferto e soffre delle conseguenze della crisi. Non abbiamo rilevato particolari criticità da questo punto di vista, ma anche su questo c'è, come dire, una realtà sociale ed economica che ha bisogno di essere accompagnata, proprio perché, come sappiamo bene, le organizzazioni criminali, quando ci sono delle fragilità, se non ce ne facciamo carico come istituzioni e come rete di solidarietà, finiscono per diventare oggetto delle loro attenzioni.